Albino Luciani, già vescovo di Vittorio Veneto e successivamente eletto al solio pontificio col nome di Giovanni Paolo I, diventerà beato. Papa Francesco, nell'udienza di questa mattina, il cardinale Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato la congregazione a promulgare il decreto riguardante il miracolo, attribuito all'intercessione di Papa Luciani. Con questo atto è il Papa che riconosce come autentico un miracolo avvenuto nel 2011 in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires, dove una bambina è guarita in modo scientificamente inspiegabile da una grave forma di encefalopatia. Il miracolo venne da subito attribuito all'intercessione di Papa Luciani. Ora non resta che attendere di conoscere il luogo e la data in cui avverrà la solenne celebrazione di beatificazione di Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Oggi è qui con noi Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, al quale chiedo un commento per questo annuncio e per questa notizia. Beh, il primo sentimento che provo io, ma penso che provino tutti i nostri diocesani, è di gioia, di grande contentezza. È un cammino quello che è giunto a questa tappa, un cammino seguito e auspicato con tanto desiderio da tante persone, preti, laici, che dà un significato tutto particolare alla presenza e al ricordo di Monsignor Albino Luciani. Io credo che sarà accolto davvero con grande riconoscenza, con grande gioia e troveremo il modo di celebrarlo nella maniera più conveniente. A Vittorio Veneto, Papa Luciani ha lasciato un segno importante, ricordato da molte persone, da molti fedeli. Secondo lei perché? Per quale motivo questo ricordo così significativo nella diocesi? Ma io credo realisticamente che il ricordo è anche accentuato ed enfatizzato da quanto poi è avvenuto nella vita di Monsignor Luciani, patriarca di Venezia e poi sommo pontefice, tra l'altro con quella modalità dei 33 giorni che tutti riconosciamo. Quindi questi eventi seguiti alla sua residenza qui come vescovo hanno certamente sottolineato e impresso nella memoria di tutti la sua figura. Ma io credo che a prescindere da questo ci sono diversi elementi che hanno contribuito a far ricordare la figura di Papa Luciani e di Monsignor Albino Luciani, vescovo della nostra diocesi a tanti fedeli. Anzitutto la sua immediatezza e la sua semplicità, e come ha conquistato il mondo nei 33 giorni in cui è stato pontefice, così ha colpito generalmente tutti coloro che l'hanno conosciuto. La sua dedizione pastorale e la sua capacità di esporre i contenuti della fede in modo semplice, da bravo catecheta, si diceva. Poi certamente la sua vicinanza alle persone in alcuni momenti particolarmente significativi, penso a alcune disgrazie che hanno colpito la nostra diocesi, come l'alluvione del 66, che ha visto Monsignor Luciani impegnarsi direttamente a visitare le zone alluvionate, oppure alcune situazioni lavorative in cui lui si è fatto presente in maniera molto coraggiosa e molto, molto efficace. E poi anche la semplicità con cui lui visitava le famiglie, i malati durante la visita pastorale, me lo sono sentito ripetere molte volte, ha colpito molto le persone. Quindi, diciamo, un episcopato significativo, legato alla sua dedizione, alla sua vicinanza, alla sua umiltà, ma anche alla efficacia della sua presenza, del suo modo di predicare. Ecco, credo che tutto questo abbia fatto di lui un vescovo che viene ricordato con molto piacere da tante persone che l'hanno conosciuto o che sono stati cresimati o ordinati da lui. Papa Luciani è spesso associato alla virtù dell'umiltà, era anche il suo motto, era un tratto caratteristico del suo modo di essere e anche della sua
nella sua attitudine per quanto riguarda la pastorale. Secondo lei è un'attitudine, una virtù anche oggi, quella dell'umiltà? Sarebbe una virtù davvero da mettere al primo posto. Tutti noi apprezziamo quando troviamo e incontriamo delle persone umili, che sono semplici, rispettose, cordiali e che non prevalgano sugli altri. Ciò che è difficile è essere noi personalmente umili. È una virtù che apprezziamo negli altri, ma facciamo fatica a vivere noi e ce ne sarebbe davvero bisogno, tanto, veramente tanto. Che cosa può significare per una diocesi come quella di Vittorio Veneto avere un vescovo beato? Ma io credo, anzitutto, la prima cosa che viene in mente è una gioia, è un onore, ma direi che andando più in profondità significa riconoscere che c'è una presenza di uno che è in paradiso, perché quando la Chiesa si impegna a dichiarare beato o santo una persona, la prima cosa che intende dire è che è in paradiso, sicuramente in paradiso. Abbiamo una persona davanti a Dio in paradiso che intercede per noi. E che intercede per noi per sempre come pastore di questa chiesa. Quindi è proprio bello dire: noi non solo abbiamo avuto Monsignor Luciani come vescovo, ma noi tuttora viviamo questa relazione con lui che continua, perché i santi sono dei viventi in Dio, continua a intercedere per noi come nostro pastore. E credo che questa sia la cosa più bella e più preziosa. Pur provenendo dalla diocesi di Treviso, ha avuto occasione, modo di conoscerlo, di sentirlo parlare in modo più personale della figura di Albino Luciani. Io ho avuto modo di conoscerlo in una occasione, quando ero ancora cappellano, vicario parrocchiale a San Martino di Lupari, e abbiamo festeggiato il 50° di erezione del cosiddetto Duomo della chiesa parrocchiale e abbiamo invitato il patriarca di Venezia, che era Monsignor Albino Luciani. In quell'occasione gli abbiamo detto durante il pranzo che la parrocchia aveva comperato un rudere a Canale d'Agordo. O meglio a Vallada Agordina, dove la parrocchia faceva dei campi scuola e aveva adocchiato un rudere che poi ha comperato. Lui si è dimostrato molto interessato dicendo che conosceva quel luogo, aveva portato comunione a dei malati proprio lì durante il suo primo anno di prete che aveva svolto a Canale d'Agordo e accettò molto volentieri l'invito ad essere lui ad inaugurarlo. Purtroppo nel frattempo successe la sua morte e quindi l'abbiamo dedicato a Giovanni Paolo I, era il 1981, è stata una delle prime case dedicate a Giovanni Paolo I, era morto da pochi mesi. Con questo ricordo personale la ringrazio, Eccellenza, per questo dialogo. La saluto e saluto anche tutte le persone che ci hanno seguito fino a questo momento. Grazie ancora e a risentirci a tutti gli amici che ci hanno seguito. Grazie a voi e un caro saluto a tutti.